T-Top nasce da un'esigenza che è quella di rendere più efficiente il percorso di sviluppo di farmaco. Oggi infatti sviluppare farmaco costa tantissimi soldi, fino a 2,5-3 miliardi di euro e 10 anni o 15 di sviluppo. E questo perché i modelli preclinici principalmente non sono in grado di garantire dei risultati sufficientemente affidabili per poi andare in fase clinica e non far fallire il farmaco. 90% delle molecole valide in fase preclinica falliscono in fase clinica. Quindi qual è l'idea? Unire ingegneria e biologia per creare dei modelli preclinici che siano più predittivi dei modelli animali e che consentano quindi di andare con farmaci più sostenibili sia da un punto di vista etico che scientifico che economico nelle fasi cliniche.